Chiusura positiva per le piazze finanziarie europee, con Milano che mette a segno un progresso dell'1,25%, sostenuto dal rimbalzo della Galassia Agnelli, che nella giornata di ieri aveva registrato un pesante calo. In attesa dell'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, le borse del vecchio continente terminano in rialzo. Francoforte più 1,12%, Parigi più 1,04%, Londra più 0,7%. A Milano il FTSE MIB avanza dell'1,25% a 21.874 punti, mentre lo share segna più 1,09% a 24.083. Tra le blue chips, FCA avanza del 2,39%, CNH più 3,78%, Ferrari più 0,4%. La cassaforte della famiglia Exor segna più 1,53%. In netto rialzo anche ST Microelectronics in vetta al FTSE MIB più 4,12%. Ben intonati i titoli del comparto bancario con Unicredit più 3,55%, Banca Generali più 2,48% e Intesa San Paolo più 3,08%.